Guzzi, Moto Guzzi, cerca di risorgere e di entrare nel cuore degli americani in uno dei segmenti che ancora un pochino tira, quello del delle cruiser. La California 1400 è una motona grandissima, come anche più delle Harley, e si affianca in una gamma rivitalizzata di Moto Guzzi, che è quella che ha presentato una V7 che ha avuto un buon successo accanto ad altre moto che magari negli anni hanno avuto un po' più di difficoltà. Ci piacerebbe tanto che ce la spiegasse Miguel Galluzzi, che è il designer responsabile della Guzzi. Magari riusciamo a fare due chiacchiere con lui, ma ad ogni modo la California 1400 aspetta tutti gli appassionati di cruiser che amano i bicilindrici potenti e amano guardare ancora spuntare fuori il bicilindrico di Mandello lì sotto il serbatoio. Mister Helmet, il tabloid motori, quest'uomo vicino a me è Miguel Galluzzi, è l'uomo delle Guzzi che ha portato al salone, non lui di persona, ma l'azienda che rappresenta, una moto gigante, grande, forse quasi come lui, è la California 1400. Ben arrivato o ben arrivata? Grazie. Sì, la cosa bella di questa in realtà che è la prima moto dove anch'io sto comodo. No, ma fuori scherzi. Una nostra considerazione primaria per il progetto è stata l'ergonomia, che nella moto vecchia io per esempio non ci stavo, ci riuscivo, non riuscivo neanche a sedermi. Invece su questa abbiamo la possibilità anche di adattarla a differenti posizioni, c'è più spazio, c'è l'abitabilità, è stata importante. Dopo l'altro argomento che sicuramente è fondamentale e si vede da qui è la valorizzazione di questo motore. C'è il motore nelle Guzzi, è unico. Cioè, c'è una vista posteriore che se tu la guardi vedi questo serbatoio con questi due cilindri che esplodono, che è meravigliosa. Qui però è il designer che parla, invece c'è un uso forte della California 1400 che si può fare, perché mi ha detto qualcuno che la moto va anche tanto forte, così tanto che piega tanto e che gli avete dovuto gommare le pedane non solo sopra ma anche sotto, qualcosa sotto, no? Ma vedi, le Guzzi sono questo, cioè, la Guzzi ha uno spirito sportivo italiano unico. Allora, non potevamo fare una cruiser per andare solo dritto. Cioè, per quello, come ti dicevo prima, ti invito a guidarla, perché in realtà il bello è quello lì. Il bello diventa lì, con questo nuovo motore 1400 che ha un torque impressionante. Una California che era bella senza le borse, quasi quanto con le borse, e a me in realtà piace anche di più, era tanto che non si vedeva. Ma vedi, il concetto California, quando noi l'abbiamo cominciato a affrontare, ci siamo resi conto che è così poderoso, che ci permetterà fare varie varianti della stessa moto. Qui abbiamo già due, sì. Ma non ci fermiamo lì. Ma perché, ti do del tu, sì. Questi colori sono della California, i veri colori della California, perché ti piace quella nera, quella tutta nera opaca, perché? Quella là è un po' più brutta, un po' più grezza, cioè quello ti dà la sensazione di, cioè è come se fosse un pezzo di carta bianca che ti permette fare altre robe, per quello io già sto vedendo quello che mi piacerebbe fare a me su quella moto. Quindi tu non sei mai tranquillo, cioè quando è una moto non puoi guidarla e basta, devi sempre pensare a quello che devi... Purtroppo è una malattia, ma è così. Vabbè, noi speriamo che tu non guarisca mai, e quindi è un'altra cosa che non voglio fare a questo punto, se no roviniamo tutto, e metterci a parlare come quei malati di cose tecniche. Non diciamo niente, a noi piace la California 1400 perché è cicciona, è muscolosa, è forte, è generosa, è grossa, e speriamo che anche gli americani, che è anche uno dei mercati di riferimento, piaccia tanto. Non diciamo niente sulla parte tecnica, che ci frega, rimaniamo così io e te, no, oppure... No, ci sono, e a parte che è un motore tutto nuovo, è un motore montato elasticamente, perché anche la sensazione delle vibrazioni sono tutte sue, ma grazie a questo nuovo telaio, come ho detto prima, ha una guida meravigliosa. E la cosa principale, non parliamo troppo di tecnica, ma è emozionante. E le moto, se non sono emozionanti, non andiamo da nessuna parte. A me me l'avevano detto che per farti parlare di tecnica bisognava dirti di non parlare di tecnica. Quindi avevano ragione quelli che me l'hanno detto. Noi siamo a posto così. La moto è un insieme di tecnica e di emozione. Per quello, se riusciamo a trovare questa alchimia giusta di mescolare tutte queste robe qui e trovare e fare, riprodurre dei prodotti emozionanti, è bellissimo. Quando la guidiamo?
credo che entro questo fine settimana. Pensa che è la prima moto, credo, della storia del motociclismo italiano che è già nei concessionari. Ma tu vieni quando facciamo la prova, ci sei? Purtroppo no, devo essere annuale per i nuovi progetti che stiamo facendo, per quello non posso essere lì. Vabbè, però questo è un buon motivo. Esatto, no, assolutamente, assolutamente. Senti, quella nera, se fai qualcosa di strano con quella nera, ce lo dici? Ci fai sapere? La vedremo, può essere l'anno prossimo, dai. Va bene, fino all'anno prossimo ce la facciamo ad aspettare. Ringraziamo Michele Galluzzi della Guzzi e ci vediamo presto. Dai, grazie.